Strumento testo, linee guida e set di livelli in GIMP 3.0. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo queste tre importanti novità nella nuova versione di GIMP. Condividiamo subito il nostro desktop, abbiamo il nostro programma preferito di photo editing GIMP, link in descrizione per il download. Allora, dopo il video che ho fatto qualche giorno fa sull'uscita di GIMP 3.0 che ha avuto molto successo e di questo veramente vi ringrazio, oggi trattiamo queste tre novità in questa nuova versione di GIMP perché non le ho precedentemente trattate a dovere. Lo strumento testo l'abbiamo in realtà già visto, le altre due ancora no, quindi volevo mostrarvele in questa nuova versione. Allora, strumento testo, come abbiamo visto, adesso qui ho allargato ovviamente il mio pannello degli strumenti, qua l'ho allargato in maniera tale che possiamo vedere tutto bene il nostro pannello. Ho selezionato lo strumento testo. Ho selezionato lo strumento testo perché voglio andare ovviamente a scrivere un qualcosa su questa mia foto che ormai ho utilizzato per anche l'altro video sull'uscita di GIMP. Allora, andiamo a scrivere computer, ok? Andiamo qui, avete le solite, diciamo, usuali impostazioni del testo in GIMP con una dimensione di 200. Andiamo a scrivere computer. Andiamo a scrivere in maiuscolo computer. Ok, andiamo a scrivere così, bello grande, perché voglio farvi vedere tutte le possibili regolazioni. Allora, qui ovviamente abbiamo i pixel, ma abbiamo la varie possibilità di mettere in centimetri, in varie altre unità di misura. Allora, una mia prima novità è quella del mostra editor sull'area di disegno. Vedete che non mi è apparso come al solito l'editor qui quando si va a scrivere, cosa che invece accadeva nelle precedenti versioni di GIMP, ma io posso andare a fleggare, vedete, in questo caso mi va ad aprire la mia solita finestra qui sull'immagine, sulla Canva, ma posso andare tranquillamente a rimuoverla, quindi molti la trovavano scomoda o comunque non bella da vedere quando si andava in editing. In realtà per alcune cose poteva essere comoda, ma se volete potete attivarla e disattivarla direttamente con questo flag. Qui ovviamente avete l'usa l'editor direttamente qui nel pannello delle opzioni dello strumento. Avete l'anti-aliasing, che come sapete bene è la modalità con cui ovviamente all'aumentare delle dimensioni lui farà un effetto pixel di sfumatura in maniera tale da rendere meno invasivo l'impatto tra testo e sfondo. L'inting, che cos'è l'inting? Il suggerimento ci dice: altra la rappresentazione del carattere per produrre un bitmap chiaro a piccole dimensioni. Vorrà dire che al variare di questo parametro, quindi leggero, medio, pieno, più andremo a ridurre le dimensioni più sarà leggibile, ok? Probabilmente ovviamente avrà l'effetto contrario a dimensione normale, cioè andrà ovviamente un po' a sfumarsi, un po' a sfasarsi, quindi andrà a perdere di qualità nei testi ovviamente di grandi dimensioni. Ma se dovete fare delle scritte in piccolo, ovviamente andate a variare questo inting, perché probabilmente si vedrà sicuramente bene, anzi meglio, sul vostro device. Il colore è strettamente ovviamente inerente a questo stile, che è nuovo, una nuova voce all'interno di GIMP 3.0, perché vedete, noi abbiamo la possibilità di andare direttamente stile Inkscape, andare a modificare il nostro testo. Possiamo fare un testo contornato, vedete? Un testo contornato vuol dire che non ha il colore di riempimento, ma ha un contorno, che qui ha uno stile che adesso cambio, ok? Ha un contorno del colore che noi scegliamo qua, ok? Quindi se noi facciamo ovviamente un stile riempito, lui ci riempirà ovviamente del colore principale, che è questo, che io posso andare chiaramente a cambiare, lo posso fare tranquillamente di rosso e metto così. Ma se io volessi fare un contorno nero, niente di più facile, perché faccio un contornato e riempito, perché vedete lascia il contorno rosso, ma ci fa anche lo stroke, cioè il contorno del colore che io voglio qua, quindi lo voglio mettere nero. E quindi vado a fare, vedete, un bel rosso con contorno nero e posso andare a scegliere il mio stile anche della linea di contorno. Chiaramente quindi questo primo colore è inerente al riempimento e questo secondo colore è inerente al bordo, quindi stile Inkscape, ok? Io posso andare anche a riempirlo eventualmente con un motivo, quindi posso andare a selezionare un motivo, andarlo a riempire con un motivo. Abbiamo anche l'anti-aliasing, ovviamente, per quanto riguarda il bordo, che sempre lasciamo di default. Posso andare a selezionare lo spessore, voglio farlo bello spesso, lo rendo così. E anche qui ho le varie unità di misura in millimetri, centimetri, pixel e via discorrendo. Ho la variazione dello stile del capo del mio
del mio testo, ok? In questo caso, vabbè, non si vede, però in questo caso, vedete, vado a variare lo stile dell'aggiunzione. Se io faccio uno zoom, vedete che mi va a variare, se dovete scrivere dei testi particolari, mi andrà a variare, vedete, la parte qui, la parte in cui è scritto, proprio mi andrà a cambiare diciamo lo stile del font. E posso andare ovviamente anche a fare, adesso lo lascio così con lo spigolo, posso andare a cambiare, vedete, anche la tipologia del limite dello spigolo, ok? Quindi più spigoli più o meno limitati, quindi potete giostrare con questa barra. Ovviamente avete, come dicevo, la modalità, il modello di tratteggio, quindi io posso fare diverse modalità, vedete, di tratteggio del mio contorno, e posso andare a fare la personalizzazione, come vi dicevo, della mia linea, quindi posso andare a fare tratti lunghi, tratti corti, vedete, posso andare veramente a fare quello che più mi piace, posso andare, vedete, a variare, ecco, vedete, a variare tante possibilità di regolazioni, quindi vado veramente a sbizzarrirmi. Ovviamente abbiamo l'allineamento, abbiamo l'interspazio tra linee e l'interspazio tra lettere, vedete, quindi io posso fare anche così, adesso faccio un zoom out e posso andare a regolare veramente in maniera molto precisa e molto artistica, sicuramente con un livello maggiore rispetto a prima, i miei testi. Il rettangolo può essere dinamico o fisso, il rettangolo ovviamente della mia scritta, in realtà che se io vado ad aumentare, ovviamente vado ad aggiungere dei caratteri alla mia, adesso faccio uno zoom out, alla mia scritta, ovviamente lui mi andrà, vedete, ad adattarsi. Se io ovviamente invece lo faccio, torno indietro, lo faccio fisso, chiaramente lui non andrà ad adattarsi, ma vedete, io non scriverò niente, mi apparirà solamente la scritta all'interno di questa parte del rettangolo della scritta. E ovviamente la lingua italiana, perché chiaramente lui andrà a, vedete, la lingua del testo potrebbe avere influenze sul modo in cui questo viene disegnato, chiaramente, no? Bene, quindi il livello test, quindi il nostro testo l'abbiamo tranquillamente sviscerato. Adesso vado sempre con lo strumento testo, vado a modificare la mia lettera, quindi la mia scritta, ritorno alla mia scritta computer, ok? Direttamente così, e vado al mio contornato e riempito. Perfetto, metto qui tondo come stile di giunzione, che mi piace un pelo di più, e vado ora ad esempio a mettere così, giusto per renderlo un po' più carino, vado a prendere il mio strumento prospettiva e lo vado a mettere ad esempio qua sul mio computer, ok? Quindi vedete che tutti i miei stili del mio testo che io ho precedentemente elaborato rimangono tranquillamente nella mia scritta, ok? Quindi posso andare tranquillamente a fare tutte le modifiche del caso. Quindi ok, lo mettiamo qua e qui abbiamo la nostra scritta computer sul nostro computer. Bene, chiaramente fatto in 2 secondi. Allora, l'altra cosa che volevo farvi vedere, ragazzi, sono queste due forme. Io ho ovviamente già precedentemente avevo creato questi due livelli con queste due forme e le avevo nascoste, ovviamente avevo con l'occhiolino, li avevo ovviamente resi invisibili. Voglio fare un tasto destro, anzi voglio fare una modifica utilizzando la mia nuova funzione di selezione di due livelli, ok? Quindi vedete che ho selezionato due livelli e vado a fare un livelli, ritaglia livelli al contenuto. Boom, tutte e due presi singolarmente sono ora, vedete, dei livelli singoli che ritagliati al loro contenuto, ok? Quindi con la dimensione del contenuto stesso. Io cosa posso fare di nuovo in GIMP? Posso andare a rendere visibili, quindi vado su visualizza, e lo devo fare perché di default non sono attive, vado a selezionare tutte questi flag, quindi guide magnetiche, griglia magnetica, bordi delle superfici magnetiche, quindi tutto lo snap, un po' lo snap di Inkscape viene inglobato un po' in GIMP, riquadri magnetici, e vado anche a equidistanze magnetiche. Cosa ho fatto? Ho fatto una cosa del genere. Vado a prendere la mia forma, faccio uno zoom qui, ovviamente restringo un po' la mia barra degli strumenti, vado a prendere la mia forma e vedete, se io faccio uno zoom, vedete queste guide che appaiono, vedete questa guida, boom, vuol dire che sono allineati in questo caso i centri delle mie due forme. Se io vado ad esempio qua così, vedete, faccio così, vedete, in questo caso ho allineato, vedete, le superfici superiori. Se io vado qui nella parte bassa, ad esempio, vedete che ho la mia guida, vedete, faccio uno zoom, ho la mia guida che mi allinea automaticamente invece i livelli, i bordi inferiori delle mie due forme, ok?
E ovviamente ho attivo anche, come vi dicevo, lo snap, cioè l'aggancio, no? L'aggancio ad esempio ai bordi. Vedete che se io vado con la mia forma qui al bordo, vedete, lui mi si aggancia, vedete, boom, mi si aggancia direttamente al mio bordo. Quindi dovunque io ho un bordo, praticamente lui mi andrà ad agganciare e posso agganciarmi anche alle varie forme, ok? Facciamo così, ad esempio, vado a prendere il mio livello, vado a prendere, boom, vedete che lui si aggancia, vedete, boom. E così posso fare con qualsiasi superficie, qualsiasi bordo, quindi posso allineare in maniera molto molto diretta e veloce. Vado ad esempio qui anche nel margine basso, ad esempio andiamo a vedere con questa forma, con questo tono, questo cerchio, lui mi va ad agganciare, vedete, boom, boom, ad agganciare perfettamente al bordo stesso dell'immagine. Quindi altra funzionalità presa dai programmi di grafica vettoriale, di solito sono loro che hanno questo tipo di caratteristiche, sono state in questo caso inglobate in GIMP. E se io volessi creare invece dei set di livelli, cosa sono i set di livelli? Sono dei piccoli contenitori di livelli con cui io posso andare a selezionare più livelli insieme. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che adesso allargo qua e vi faccio vedere che selezionando questo livello e con Shift quest'altro livello, quindi ho due elementi selezionati, lo abbiamo fatto anche prima, io vado su questa mia lente di ingrandimento, seleziono gli elementi tramite modelli e memorizzo gli insieme di elementi, clicco e vedete che io non ho nessun set di livello memorizzato. Scrivo forme e faccio più. Cosa ho fatto? Ho fatto semplicemente questa cosa qui. Io vado a fare tutte le mie modifiche del caso. Vedete che adesso ho selezionato la mia solamente la mia immagine di sfondo. Ok? E se io volessi invece selezionare direttamente questi due livelli, che sono i livelli delle forme, io non faccio altro che andare qua e cliccare su forme. Vedete, mi ha selezionato automaticamente le mie due forme. Infatti ho due elementi selezionati, i miei due livelli. Io chiaramente adesso posso andare a eliminare direttamente le mie due i miei due livelli insieme in un attimo. Faccio un Ctrl Z e se volessi andare a eliminare questo mio set di livelli, clicco su questa piccola X qua in alto a destra e vedete che non ho più elementi, non ho più set di livelli memorizzati, quindi torno alla situazione iniziale. Bene ragazzi, questi sono altri tre piccoli aspetti, tre piccole funzioni nuove in GIMP 3.0. Vi ricordo che ho anche la mia guida con la quale voi potrete seguire dall'inizio, se siete principianti, i miei video in maniera progressiva e propedeutica. Vi porta veramente, guardando i miei video, da zero ad essere veramente degli esperti di GIMP. Quindi se volete richiedetemela o vi mando il link per capire come fare per averla. Io ragazzi vi ringrazio, venitemi a trovare come sempre, come state facendo in tanti, sia qua su YouTube ma anche su Instagram, vero_academy, e noi ragazzi come sempre ci diamo appuntamento al prossimo fantastico video. Ciao e grazie a tutti.